Marco Sorappo, il commercialista, Dana Cella, la vittima, Anna Lucia Cecere, la principale indagata, Antonella Delfino Pesce, la criminologa che riaprì il caso, furono i protagonisti di questa vicenda avvenuta a Chiavari. Che era stato fatto oggetto da pesanti colpi alla testa con qualcosa di contundente. Ma quello, tra l'altro, quello che poteva essere l'oggetto che aveva colpito Nada, quello che ipoteticamente avrebbe potuto rappresentare l'arma del delitto, non c'era vicino al corpo della vittima e non è mai stata trovata. Sorappo è preso un po' anche dall'agitazione, è salito in casa, lui abitava due piani sopra l'ufficio, al terzo piano, sale in casa dove c'è la madre e avvisa di quanto ha scoperto e chiama i soccorsi. A quel momento erano le 9:14. Dunque, pausa. La prima cosa che mi sono chiesto io personalmente è perché Soracco sia salito su al terzo piano invece di chiamare i soccorsi direttamente dall'ufficio. Sappiamo tutti che in queste circostanze pochi minuti potrebbero essere determinanti per la vita o la morte di una persona. Diciamo che forse è stato un gesto impulsivo, è stato un gesto un po' fatto per l'agitazione del momento. La mamma di Marco, del commercialista, la signora Bacchioni Marisa, rivolgendosi alla polizia, dichiarò che pensavano fosse trattato di un ictus, visto l'enorme quantità di sangue che era sul pavimento. E qui, purtroppo, successe la prima cosa che non deve mai succedere e mi meraviglio che la polizia non ci abbia ragionato. Non è una critica, ma quantomeno è una constatazione importante. La polizia, date un po' le circostanze, credete da subito che la morte fosse stata causata da un malore. Così facendo, però, non hanno registrato, diciamo, no, una scena del crimine. E in questo modo hanno permesso a tutti quelli che sono poi arrivati, soccorsi compresi, di entrare e compromettere eventuali tracce. Sinceramente è stato un errore molto ingenuo. La polizia non può fare di questi errori, anche se le apparenze potrebbero portarti a pensare ad un malore. Tu non puoi far entrare nessuno in una camera dove c'è un cadavere. Comunque la ragazza viene portata subito all'ospedale, perché tra l'altro era ancora viva, agonizzante, ma viva, e i medici, dopo le prime visite, constatarono che non era un incidente, non si è trattato di un incidente domestico, non si è trattato di un malore, ma era stata colpita, sembrerebbe addirittura 15 volte, da un qualcosa alla testa che l'avevano procurato poi il decesso, che sarebbe arrivato qualche ora dopo. A quel punto i medici chiamano lo studio, avvisano la polizia, che bloccano tutto e rendono inaccessibile lo stabile un po' tardi, sperando che non si fosse compromesso troppe cose, perché qualcosa è stato compromesso,
La mamma di Soracco, infatti, aveva iniziato a fare le pulizie. Cioè, ma hai un cadavere in casa, d'accordo, c'era il sangue, ha pulito le scale, ha pulito il ballatoio. Fortunatamente non era entrata ancora a pulire dentro lo studio, ma comunque sia, anche le scale, il ballatoio e l'ascensore avrebbero potuto dare dei risultati importanti agli inquirenti. Cosa succede? Successe che la polizia iniziò, per cercare di far partire le indagini, iniziarono a frugare, tra virgolette, no? A cercare un po' nella vita della ragazza, chi era, cosa faceva, eccetera, eccetera, sperando di iniziare a percorrere una strada che le portasse alla soluzione del caso. Però le informazioni raccolte non servirono praticamente a nulla. La ragazza era una ragazza molto brava, una ragazza seria, una ragazza che lavorava, non aveva mai avuto nessun problema con la giustizia. L'unica cosa che hanno scoperto sul suo diario, sembrava che ne avesse più di uno, dei numeri di telefono, che erano numeri che corrispondevano poi a delle società di pulizie, perché a quanto dichiarato poi dalla mamma di Nada, la mamma Silvana, sembrava che sua figlia non volesse più rimanere a lavorare in quell'ufficio, che fosse diventato un po' tutto pesante. Mia figlia, una sera eravamo qui a tavola che cenavamo, lei lascia giù la posata e si mette a piangere, no? Niente, niente, dice: mamma, io non ci voglio più andare. Ma dico: ma cosa è successo? Hai sbagliato qualcosa, magari da rimproverare. No, no, assolutamente, ha detto, no, no. Ma perché? Non era serena. E sarebbe stata disposta anche andare a fare un lavoro più umile, anche meno pagato rispetto a quanto poteva percepire a livello di segretaria, purché potesse lasciare e andare via. E tutto sommato il suo lavoro, certo con i suoi problemi, le sue difficoltà, ma un lavoro, diciamo, pulito, no? Tranquillo, anche abbastanza ben pagato, accettasse anche di andare a fare pulizie per andare via. C'era qualcosa, secondo me, avrebbe potuto esserci, anzi, direi meglio dire così, avrebbe potuto esserci qualcosa che la turbava. Iniziarono così le indagini, arrivarono i primi indizi e cercheremo appunto ora di seguire le varie notizie passo passo di tutta la vicenda, queste le notizie che accompagnano da ora in avanti passo passo tutta la vicenda. Quello che si dirà da adesso in poi, logicamente, appartiene a quel mondo un po' astratto, cioè sono semplici considerazioni che possono prendere e avere anche un significato in base a quello che si legge sui giornali, che si sente alla televisione. Assolutamente al momento non si può dare una risposta o quantomeno una parlare di certezze, ma solo di probabilmente potrebbe essere successo questo. Potrebbe essere stato Tizio o Tizia, perché sono quei casi che le illazioni si accavallano, e si dice, ho visto che, sono, bisogna prenderli un po' con le dovute cautele, sia che escano dagli interrogatori della polizia durante le loro indagini, sia che qualche
qualche mitomane anche, no? Perché ci sono, potesse mettere in giro delle cose, delle frasi inopportune e false. Si crea confusione in questo caso e secondo me, anche se logicamente, involontariamente, anche la TV potrebbe aumentare questa confusione, perché ormai è diventato di moda, diciamo così, fare dei talk show ogni volta che succede qualche situazione importante. E logicamente nei talk show ci sono ospiti, ci sono professionisti, ci sono avvocati, ci sono persone comuni, e ognuna delle quali fa la loro considerazione, ha il loro modo di pensare di quanto potrebbe essere accaduto. Noi cosa possiamo fare? Possiamo solamente cercare di fare nostri i dati che leggiamo sui giornali, sentiamo in TV, di eventuali presunte prove che potremo incontrare da questo momento in avanti. E tutto sommato, visto che si tratta di un video che possiamo vivere assieme, sarebbe anche bello riuscire a coinvolgere, no? Chi seguirà quantomeno questa storia. Mi riferisco logicamente a chi inizia, a chi gli piace, a chi inizia dal primo episodio e va fino in fondo. Dicevo, coinvolgervi, perché sarebbe bello poi ascoltare un po' le vostre opinioni, no? le vostre considerazioni, esprimere quel giudizio, anche se logicamente non definitivo.